Ragazzi, sono tornato a casa a Roma. Sono un po' sudato. Video vecchio stile per raccontarvi una cosa che mi preme da un sacco di tempo. Cioè, la mia fissa per la disciplina, la produttività, le abitudini, il tempo, eccetera, eccetera. Chi mi conosce lo sa, in tutti quanti i miei video ogni tanto c'è la parte in cui devo andare a correre, in cui devo mangiare bene, in cui devo lavorare bene, imparare, leggere, non distrarmi. Tutte queste mie fisse, queste mie lotte interne che condivido con voi, che fanno capire che sono un pazzo fissato di queste cose. Ma che ero pazzo si sapeva. Tra l'altro, a proposito, trovate qua o in descrizione la playlist dove ho messo un po' tutti quanti questi miei video a tema crescita, disciplina, abitudini, libri. Comunque sono così fissato che alcuni mi dicono: Marcello, ma non stai esagerando, goditi la vita. E allora mi sono detto: devo fare un video dove spiego che no, non sono esagerato, va tutto bene. Comunque riassumiamo un secondo. La disciplina è la capacità di andare contro il proprio istinto. Quindi voglio mangiare la ciambella, ma non la mangio perché sono a dieta, e quindi dopo sto meglio, sono più sano, sono più magro, eccetera eccetera. Non mi voglio allenare, sono pigro, ma mi alleno. Combattiamo il nostro istinto. Questo non significa che non siamo liberi o che non facciamo quello che vogliamo. Anzi, essere disciplinati ci aiuta a fare quello che vogliamo veramente, perché la nostra natura, l'istinto, non ci dice quello che vogliamo veramente, ci dice quello che vogliamo sul momento, a breve termine. Quindi a breve termine vorremmo farci una scorpacciata, ma verosimilmente ce ne pentiremmo. Se siamo disciplinati riusciamo a resistere e essere veramente liberi. Esempio pratico, così non sembrano cose inventate. Io voglio leggere, io Marcello Ascani, ma spesso faccio fatica ad iniziare durante la giornata, a trovare il tempo, e quindi se guardo Netflix, se mi distraggo, se non mi scrivo magari di trovarmi un tempo per leggere, non lo faccio. Può sembrare quindi un po' innaturale. Eppure, se mi forzo a leggere un po', in realtà sono molto più contento e molto più soddisfatto, perché sto facendo quello che veramente volevo e a posteriori dico: wow, meno male che l'ho fatto. E questo è l'aspetto disciplina, che è fondamentale per me per essere produttivo. A che mi serve invece la produttività? Cioè fare più cose, essere più efficiente, a che mi serve? Innanzitutto mi serve per avere più soldi, che è banale, ma va detto, venale anzi, terribile. L'ho detto ormai mille volte, sono un libero professionista. Questo significa che più faccio video, più aumentano i numeri sul mio canale, più migliora il mio canale, più poi le aziende mi pagano. Anche se per me in realtà produttività vuol dire anche tantissime altre cose. Approfondirò dopo durante il video. Torniamo all'aspetto disciplina. In particolare mi sono state poste durante questi ultimi mesi quattro tipi di obiezioni a questo mio stile di vita. La prima è: Marcello, non sacrificarti, goditi la vita adesso che puoi, che sei giovane, e non rovinarti la vita per avere dei risultati che magari potrai assaporare solamente nei tuoi 60 anni. Viaggia adesso, spendi adesso, che può avere senso, è molto ragionevole in realtà, non è così stupida. La cosa più ovvia che posso rispondere è che ovviamente me la sto godendo la vita, viaggio, faccio il lavoro dei miei sogni, e quindi a maggior ragione adesso è il momento giusto di fare qualche piccolo sacrificio, di impegnarmi un po' di più. La mia seconda risposta è che sicuramente lavorare di più, essere disciplinati, può essere visto come un sacrificio, ma non è necessariamente un modo di imbruttirsi la vita o di godersela di meno. Anzi, dal mio punto di vista, costringermi a fare certe cose me la fa godere di più la vita. Costringermi per esempio ad allenarmi o a mangiare bene, o a lavorare di più, a leggere, ad essere più produttivo, spesso mi fa sentire più soddisfatto, ed è forse uno dei motivi per cui apprezzo così tanto il mio lavoro. Lo vedo un po' come un gioco, mi diverte e quindi mi fa sentire soddisfatto, mi fa svegliare la mattina pimpante, felice, perché ogni giorno è una sfida con me stesso, con quante cose riesco a fare, quanti obiettivi riesco a realizzare, fin dove riesco ad arrivare. Quindi paradossalmente è pure meglio. Se non avessi questo stimolo magari sarei un pochino meno motivato. Un'altra cosa che devo dire per chiarire è che io ragiono così perché sono molto libero. Più sei libero, più devi essere disciplinato. Se vado in ritardo al lavoro per un anno, potrei vedere le conseguenze solamente molto dopo. Ho bisogno io di autodisciplinarmi. Per molte altre persone è completamente diverso. Si è capito? Spero di sì. Avete capito? Come se io fossi due persone. Una che sa quello che deve essere fatto, e l'altro uno schifoso animale che sono sempre io. Ok? E uno cerca di tenere a bada l'altro, che fa le azioni che sono io. Ah. Un altro punto poi che vorrei dire per chiarezza è che non è affatto vero che la vita non te la godi a 60 anni. Io ne conosco tanti, non è vero, non tanti, un po', ne ho visti un po', di pensionati che adesso viaggiano perché sono in pensione e hanno i soldi per viaggiare e la vita se la godono anche se hanno 60 anni. Inoltre, fare sacrifici a 20 anni ti permette di coglierne frutti molto prima, 30, 40, quando sei ancora un uomo, pimpante, non sei vecchio, hai le forze per fare qualsiasi cosa, pensateci. E il mio ultimo punto poi per rispondere a questa prima domanda è: faccio queste cose perché ho degli obiettivi. Diciamo che io aspiro al top del top, alla vetta della vetta, al massimo che posso realizzare, no? Io vorrei dare il massimo, vorrei raggiungere il massimo di quello che posso. Ed è per questo che cerco, senza riuscirci, di essere al massimo produttivo, al massimo disciplinato, perché è il mio modo per dare il massimo, perché voglio raggiungere l'eccellenza. A che pro? Who knows? Qual è il senso della vita? Chi lo sa? Ok, passiamo alla seconda critica più importante che mi hanno fatto, ed è: ho capito, Marcello, che sei disciplinato, però rischi di diventare una persona ansiosa, triste, perché se ci pensi così tanto alla dieta, all'allenamento, e non ci riesci, datti una calmata, fatti una ragione, evidentemente non ci riesci,
è una cosa che mi hanno scritto in tanti, perché io costantemente fallisco nel mio intento di mangiare bene, di allenarmi, di non distrarmi, eccetera eccetera. E questo è un punto che effettivamente guardando i miei video può essere dedotto, ma è sbagliatissimo. Questa mia lotta eterna con me stesso ha tante sconfitte e tante vittorie e fa parte del gioco. Io aspiro ovviamente a non distrarmi mai, aspiro ad allenarmi sempre, a mangiare sempre bene, e ovviamente non ci riesco. E proprio per questo io sto bene, anzi quasi non vorrei non mangiare mai cose buone, non vorrei non potermi mai distrarre, però dato che lo so che comunque mi distraggo, lo so che comunque mangio le cose buone, aspiro, cerco di organizzarmi in modo da essere perfetto, perché tanto non lo sarò mai. Ma non mi dispiaccio più di tanto se non ci riesco, non sono triste se salto un allenamento, non sono triste se un giorno non riesco a lavorare. Adesso ho il Mac in assistenza, il mio computer in assistenza, non posso lavorare per 3 giorni, 4 giorni, va bene, lo accetto, fa parte del gioco, non è per me motivo di lamentela, di ansia, di tristezza. Sono consapevole che ho un rallentamento per il mio lavoro, ma sono abbastanza stoico su questo punto di vista. Anzi, il fatto che mi diverta contribuisce al fatto che ne parli così tanto, il fatto che mi scrivi 1000 schemini, il fatto che mi segni 1000 calendari rossi o verdi in base alle cose che azzecco e non azzecco, perché in realtà mi diverte e quindi ci passo tanto tempo sopra a organizzare. E c'è anche un altro motivo un po' più sottinteso: io faccio passare questi argomenti attraverso i miei video, come tanti altri argomenti, perché penso che siano sottovalutati. Dato che in Italia mi sembra che siano molto poco trattati come argomenti, il fatto di essere disciplinati, il potere delle abitudini, preferisco farli passare come argomenti nei miei video perché penso che siano educativi. Passiamo alla terza critica che mi hanno fatto, ed è: programmare le cose, organizzarti, leva il sale della vita. Cioè, il bello della vita sta nell'incertezza, nella novità, nel caos che sta nel futuro. E se tu sai già, se tu programmi la tua vita nel futuro e sai già quello che farei domani, fra un anno, fra 2 anni, ma che bellezza c'è nella vita, no? Che cosa... Questa è la critica che mi hanno fatto. E ha senso pure questa. Io non vorrei sapere adesso esattamente quello che farò nel futuro. Mi piace la sorpresa, mi piace l'ignoto. Anzi, penso che le opportunità stanno proprio in ciò che non conosciamo. Quando faccio un viaggio, le cose più belle che sperimento sono sempre cose che non mi aspettavo, cose che non ho organizzato, cose che sono arrivate sul momento, inaspettate. E allora perché cerco di programmare tutto quanto? Perché cerco di sapere già dove sarò domani, dopodomani? Perché cerco di darmi una linea, di avere degli obiettivi così precisi, eccetera, eccetera? Come prima, io aspiro ad avere tutto sotto controllo, ma lo so che è impossibile avere tutto sotto controllo, e quindi io do il massimo. Ciò che raggiungo è un risultato accettabile, ma avrò sempre e comunque una buona dose di imprevisti, specialmente per il lavoro che faccio, perché faccio sempre cose diverse, sempre cose che non conosco, ogni volta una sfida nuova, perché magari devo andare a fare una presentazione in un posto dove non sono mai stato, una volta è un viaggio in un posto dove non sono mai stato, tante cose. E io quindi cerco di mitigarlo questo caos, e si raggiunge un'ottima via di mezzo, che è la mia vita, che è comunque piena, zeppa di imprevisti e opportunità, ma abbastanza organizzata da non farmi cadere nell'oblio. Perché il problema è che troppe novità, troppa imprevedibilità ti impedisce di crescere, ti impedisce di organizzarti bene e quindi di raggiungere i tuoi obiettivi. Tutto qua. Ovviamente, se io dovessi lavorare in banca, non cercherei la routine come faccio adesso. Io cerco sempre la routine, o sempre, ovunque vado, ma al contrario, cercherei qualcosa che la spezza, cercherei la novità, cercherei appunto nuove opportunità. Ma dato che sono nella situazione opposta, dove novità e imprevedibilità arrivano da sole, cerco il contrario. Tutto dipende dalla situazione in cui stai. E poi c'è una quarta critica che mi viene fatta, un po' politica, non volevo mettere, però dai, i motivi l'hanno scritto, ed è: Marcello, questa tua fissa con la produttività non è altro che un'illusione del sistema in cui viviamo, che ci vuole far diventare delle macchine da produzione. Lo Stato, quello che è il sistema, che ci vuole far diventare delle pedine, delle macchine, produci cose in nome di una ricchezza che in realtà non vuol dire niente, e alla fine diventiamo questi robot senza anima che come unica priorità hanno magari il denaro, la carriera, e venderebbero la madre per raggiungere questi obiettivi. Pure qua c'è una parte di ragione e ne sono consapevole, c'è però una piccola, diciamo, un piccolo intendimento, che magari è anche colpa mia se c'è stato, ed è che quello che io intendo con produttività non è necessariamente una produttività di tipo lavorativo, è semplicemente utilizzare il proprio tempo in maniera intelligente. Cioè, a prescindere dal sistema in cui viviamo, a prescindere dal sistema in un mondo capitalista, comunista, noi abbiamo degli anni a disposizione, poi moriamo tutti quanti, abbiamo poco tempo a disposizione, e quindi io cerco di utilizzare il mio tempo nella maniera più efficiente possibile, perché poi muoio e non voglio avere tempo perso. Questo che significa però? Se passo una bella giornata con i miei amici e non produco nulla, non mi sento un idiota, non mi sento un fallito perché non ho prodotto nulla, perché se è stata una bella giornata e mi sono divertito, per me quella è stata una giornata produttiva in tal senso, efficace, efficiente. Capite cosa intendo? Se invece perdo un aereo e passo una giornata ad aspettare l'aereo e sono frustrato e sono assonnato e non lavoro, non faccio niente, quello è tempo perso. E allora penso: cavolo, mi dispiace, faccio in modo che non succeda più. Capite, no? Quindi ciò che io intendo con essere efficienti e produttivi non è necessariamente quanti video riesco a produrre o quanti soldi riesco a portare a casa, ma è
quanto sta fruttando il mio tempo in termini non solo di soldi ma anche di felicità proprio. Tipo vado al cinema, vedo un film, se è un bel film penso ok che bello, ho utilizzato una bellissima ora e mezza per vedere un bellissimo film. Se invece ho visto un altro film che non mi è piaciuto per niente penso sarebbe stato più bello, più efficace come tempo se mi fosse piaciuto quel film. Tutto qua. Quindi non c'entra molto il sistema, il capitalismo, quello che è. C'entra più il fatto che dobbiamo morire. Per ora, non è detto che nel futuro sarà così, ma per ora si sa che si muore a un certo punto, no? E quindi insomma cerco di trarre il meglio da quello che ho adesso. Ho scritto le mie cose qua. Riassumendo, uno dei miei valori più importanti è la disciplina. Dovrò fare un video su tutti quanti i miei valori. E le abitudini sono una parte fondamentale per riuscire in questa disciplina. Il risultato è la produttività, l'efficienza, di cui vi ho appena parlato. A che serve? A raggiungere i propri obiettivi. Nel mio caso potrebbero essere soldi banalmente per poi fare altre cose, o felicità, tranquillità, tempo libero, tanti obiettivi. Come li raggiungi? Attraverso la disciplina e le abitudini. Alcune volte essere disciplinati comporta dei sacrifici, che facciamo adesso per avere dei risultati dopo, ma alcune volte questi sacrifici non sono necessariamente negativi. Alcune volte ci rendiamo conto che alcune cose che pensavamo di non voler fare in realtà ci piacciono. Esempio pratico, non ci siamo mai allenati, pensiamo che sia terribile, ci alleniamo perché il medico ci costringe ad allenarci, ma ci rendiamo conto che era bello. Questa è una classica storia, ve la racconto, la più facile da capire, ma avviene in tantissimi altri ambiti. La dieta, inizio a mangiare bene, lì per lì soffro e poi scopro che è bello mangiare bene, è bello scoprire come mangiare bene e buono insieme, mi sento meglio con me stesso, più lucido. E inoltre tutto questo può essere visto come un gioco, una sfida contro se stessi, un motivo in più per svegliarsi la mattina e lottare, no? Un po' di pepe da aggiungere alla vita. Un altro punto che ho trattato è il fatto che più sei libero più devi essere disciplinato, quindi se sei un imprenditore o libero professionista devi importi più limiti da solo. E qua ci sono altri due punti, ma non riesco a leggere la mia grafia. È una cosa trana, più sei libero è una cosa trana, ma che ho scritto? È una cora. Altre volte possono sembrare anni, una personalmente è non riesco a leggere. Comunque penso di aver letto tutto quanto, dai. Che voi mi raccomando commentate con cosa ne pensate qua sotto in questo video. Ho detto una marea di cavolate, mi sono solamente giustificato, in realtà sono un cretino, ho detto cose giuste, cosa ne pensate? Voi siete disciplina? No, non lo so. Iscrivetevi al canale per le prossime cose, mettete un mi piace come al solito. Basta, ho detto troppo.